Piove sul bagnato per il Pineto di Aldo Ammazzalorso, che incassa la quarta sconfitta consecutiva ad opera della Sammaurese, che riscatta il mezzo passo falso contro l'Agnonese di domenica scorsa. Formazione quasi obbligata per Ammazzalorso, che nel suo 4-4-2 però ritrova a centrocampo, dopo l'intervento al crociato ed 8 mesi di stop, Giuseppe Rachini, che va a comporre la coppia centrale con Esposito, ed Emili, che torna esterno a destra. In avanti Ammazzalorso avanza Proietti in coppia con Cacciatore, con Antenucci che parte dalla panchina, così come il neoacquisto Mauro Ragazzu, arrivato in settimana. Risponde Protti con un 4-3-3, che in avanti ritrova Capitan Bonandi e Peluso, entrambi rientranti dai rispettivi infortuni. Pronti via, e il Pineto sfiora subito il vantaggio con Capitan Stacchiotti, che di testa lambisce il palo. La legge del calcio però, si sa, è spietata, e al 14esimo, alla prima vera occasione utile, la Sammaurese passa con Lombardi, che in mischia trova l'incornata vincente. Dopo il gol la Sammaurese prende coraggio e prima ci prova con Enrico, sul quale si immola Mazzocchetti, per poi trovare il raddoppio al 37esimo con Peluso, che di testa trova la girata vincente. A questo punto Ammazzalorso richiama Serachini, che rientrando dopo 8 mesi di stop non riesce a reggere gli interi 90 minuti e fa esordire in biancazzurro Ragazzu, con Proietti che torna esterno a destra ed Emili che si accentra. Una punta in più che dà manforte all'attacco biancazzurro, chiamato ad una reazione d'orgoglio. Reazione che si concretizza al 44esimo, quando sul corner di Cacciatore Esposito di testa accorcia le distanze. Si va così a riposo sul parziale di 1-2. Ma in avvio di ripresa la Sammaurese ristabilisce immediatamente il doppio vantaggio. Passano 1 minuto e 30 secondi quando Peluso raccoglie un cross dalle retrovie, si coordina ed in diagonale fredda Mazzocchetti, firmando la doppietta personale. Il Pineto prova a reagire all'ottavo con Diaye, che cerca di trovare spazio tra le maglie della difesa giallorossa, quindi scarica indietro per Emili, che dal limite spedisce di poco alto. Passano 3 minuti però e le cose si complicano ulteriormente per i biancazzurri, quando Bonandi, nel tentativo di sfondare dalla sinistra, subisce un contrasto in area giudicato falloso dall'arbitro Vergaro. Dal dischetto lo stesso Bonandi spiazza Mazzocchetti per il 4-1 in favore degli ospiti, e la 101esima rete in giallorosso per il capitano della Sammaurese. La partita sembra ormai compromessa, ma il Pineto continua a lottare. Al 13esimo Ragazzu arriva in corsa sul cross di Cacciatore e la sfera termina alta. Un minuto più tardi però lo stesso Cacciatore viene messo giù in area da Pesaresi. Altro rigore in appena 4 minuti. Della battuta si incarica Mauro Ragazzu, che con freddezza spiazza Gori e segna la sua prima rete in biancazzurro all'esordio. 4-2 è il Pineto, che prova a riaprire la partita. Alla mezz'ora Gori si salva coi piedi su Ndiaye, poi Ammazzalorso decide di richiamare a sé il numero 11 ed inserire anche Antenucci, passando ad una sorta di 4-3-3 con Proietti e Antenucci a sostegno di Ragazzu vertice avanzato. Ma le occasioni migliori giungono ancora una volta da calcio piazzato. Al 42esimo angolo di Proietti e ancora Stacchiotti di testa costringe Gori alla respinta coi pugni. Ultima occasione, una conclusione dalla distanza di Antenucci fuori misura. Può partire così la festa della Sammaurese, che esulta con i tifosi giunti al seguito della squadra. Tanta delusione e amarezza invece in casa Pineto, che non riesce ad uscire da questo periodo negativo. Emblematiche le parole a fine gara di mister Aldo Ammazzalorso. Ma che cosa c'è da salvare di questa partita? Beh, l'impegno di tanti e alla fine la voglia di recuperare la partita. Però abbiamo fatto molti errori, a palla ferma, 2 calci d'angolo, 2 gol. Abbiamo perso nel primo la marcatura, nel secondo pure la marcatura. Abbiamo accorciato, nel secondo tempo pensavamo di fare meglio, invece immediatamente abbiamo perso il terzo e il quarto gol, insomma. E quindi si fa in salita completamente. Anche in questo caso la reazione dei ragazzi è apparsa un pochettino leggerotta, mister? Beh, con le armi che in questo momento abbiamo aumentato il parco attaccante, diciamo, nel secondo tempo, per cercare di recuperare, e quindi poi è chiaro che presti il fianco a ripartenze. Però insomma, mi dispiace solo per Rachini, perché in un momento di difficoltà per la squadra ha messo tutto se stesso, l'ho dovuto cambiare perché non era così pronto come ci era sembrato in settimana, però ci ha messo la faccia come
solo e fare. L'esordio di Ragazzo, mister? Positivo, perché ci ha permesso di variare un po' il gioco, di fare salire la palla e compagnia. Poi dopo il resto è chiaro che c'erano molti spazi, molta profondità per loro e noi abbiamo creato, nonostante questo, però abbiamo preso 4 gol, secondo me 3 dei quali, anzi pure il quarto, diciamo, erano evitabili. L'arco dei 90 minuti penso che la San Maurese abbia strameritato di vincere, purtroppo siamo ancora un po' giovani e facciamo degli errori ancora un po' che dobbiamo evitare. Abbiamo provato, tra virgolette, da sole a comprometterci un po' la vita, ma penso che nell'arco dei 90 minuti, insomma, oggi abbiamo fatto una grande partita. Sono contento perché dovevamo riscattare una partita persa male in casa e non è facile riscattarsi immediato la settimana dopo. Invece l'hanno fatto con una personalità fuori casa, con un orgoglio e da categorie importanti. Oggi abbiamo giocato veramente bene.